siamo rimasti veramente molto sorpresi nel vedere questa nuova versione di Lara. Una Lara che dà il suo aiuto in un convento, aiutando le persone che hanno bisogno, e tutto questo perché sta facendo il suo percorso di redenzione in qualche maniera per rimediare a tutto il male che ha fatto in passato. Male che lei non vuole assolutamente più fare, almeno quello che lei ha detto a Diego e a Ida, e lei ha detto loro che è cambiata, che non vuole più mentire, né tantomeno la polizia. Sappiamo che Diego ha chiesto a Lara di aiutare Ida durante il processo, fornendo però una versione che non corrisponde alla realtà. E Lara ha preso tempo per pensare a cosa è meglio fare. E Lara vuole prendere la decisione migliore per Tommaso, non la decisione migliore per lei. E quindi alla fine è arrivata alla conclusione. Lara alla fine ha deciso di aiutare Ida fornendo la versione che le ha chiesto di dire, che le ha chiesto Diego. E infatti Lara è andata alla polizia dove ha appunto raccontato tutto quello che è successo e la sua versione dei fatti ovviamente era uguale identica a quella che poi ha fornito Ida. Quindi le versioni delle due donne coincidono. Fatto sta che anche Roberto poi è andato a parlare col commissario perché era stato convocato, ovviamente il commissario voleva sentire anche la versione di Roberto Ferri e qui Roberto ha raccontato quello che insomma la sua versione dei fatti dicendo che però è lui l'unica vera vittima di tutta questa storia perché Lara l'ha praticamente raggirato fin da subito facendogli credere veramente per tantissimo tempo che Tommaso fosse realmente suo figlio. Però Roberto, quando ha poi scoperto la verità, ha deciso ugualmente di continuare ad occuparsi del piccolino perché ormai si era affezionato tantissimo e quindi lui si sentiva veramente il padre di questo bambino, anche se in realtà non lo è. Fatto sta che Lara, nel frattempo l'abbiamo vista continuare appunto a collaborare con le suore, l'abbiamo vista che in questo convento dove legge il Vangelo, sembra veramente una persona completamente diversa rispetto alla Lara che noi abbiamo conosciuto, una Lara che ne ha combinate di tutti i colori, una persona veramente malvagia, calcolatrice, e però insomma, vederla così cambiata in maniera radicale, la domanda che ci siamo fatti tutti, ma questo cambiamento è vero oppure no? E c'è un piccolo indizio, anzi c'è stato veramente un piccolo grande colpo di scena, perché Roberto, dopo aver ricevuto una serie di telefonate da parte di Lara, telefonate alle quali lui non ha voluto rispondere, alla fine Roberto ha deciso di recarsi proprio a casa di Lara. Qui i due inizialmente hanno cominciato a discutere, cioè più che altro è stato Roberto ad aggredire verbalmente Lara. E Lara che però ha spiegato a Roberto: guarda che io non voglio assolutamente allontanarti da Tommaso, ma voglio soltanto prendere la decisione giusta per lui. Quindi voglio fare di tutto per il bene di Tommaso. E poi io non ho mai smesso di amarti, non ho mai amato nessun altro come te, io ti amo. E Lara alla fine bacia Roberto. E questo è stato un colpo di scena che in molti non si aspettavano. E qui la domanda, insomma, sorge ancora più spontanea. Quindi evidentemente Lara in realtà non è mai cambiata. Perché, se è vero il suo cambiamento, perché alla fine baciare Roberto? Perché andare a complicare ancora le cose? E invece Lara lo ha fatto, ha deciso di baciare Roberto, di sedurlo, e quindi a questo punto vedremo nelle prossime puntate se riusciremo a capire effettivamente
qual è il piano di Lara, cioè se lei ha un piano ben preciso e se tutto quello che abbiamo visto da quando lei è tornata in realtà era una messa in scena, in realtà questo suo cambiamento non è assolutamente vero, è tutta una falsa, stile Lara Martinelli, perché lei è sempre stata bravissima a far credere una cosa che in realtà non è, e quindi ci sta. Potrebbe essere effettivamente un piano ben congegnato da Lara. Però questo non è detto, non possiamo al 100% dire che effettivamente questo sia un ennesimo inganno di Lara Martinelli. Però io sono molto curiosa di conoscere invece la tua opinione. Cioè, tu che cosa ne pensi di Lara, di questo, cioè pensi che questo cambiamento sia reale oppure no? Pensi che stia raggirando in qualche maniera Roberto Ferri per magari, chissà, tornare con lui, nonostante Roberto sia ancora sposato con Marina? Quindi, chissà. Scrivi la tua opinione nei commenti, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube e noi a questo punto ci vediamo più presto con un nuovo contenuto. Ciao!